agli imprenditori di esprimere nel video che cosa fanno, e questo mi aiuta poi ad andare sul resto della domanda. Vorrei però passare ai rettori per un motivo molto semplice, perché voi prima veniva detto avete due università. Io non so se sia un bene, nel senso che non so neanche se è un bene la proliferazione di università che abbiamo in Italia, però non lo so, non vuol dire che sono contrario. Quello che so per certo è che se questo processo che prima abbiamo illustrato deve coinvolgere tutti gli attori, deve coinvolgere anche le università, mettendole in competizione, in concorrenza. Così ci saranno università in cui prendi il voto facile, ma non ti serve a nulla, università in cui prendi il voto difficile e ti serve, se l'università punta più sui legami, diciamo, di parentela, le baronie, andrà fuori mercato perché io non ti scrivo mio figlio, a meno che non sia uno che vuole proprio il pezzo di carta, se l'università seleziona docenti in base al merito, alla competenza, ai corsi di lingua che fa, resterà sul mercato perché io manderò mio figlio lì ed è quella l'università che ti forma. Vorrei capire con i due rettori come voi vi state attrezzando per una competizione sana, non è anche qui che vuol dire che una chiude e l'altra vive, ma semplicemente che una diversifica. Il valore aggiunto che ti dà la mia università è questo, il valore aggiunto che dà la mia università è questo, fermo restando che la materia è simile, e cioè la formazione. Magnifico rettore Corradini. Bene, allora intanto grazie ancora per questa opportunità. Devo dire che ad oggi arrivare ad università, come lei prima menzionava, è davvero molto molto difficile. Pochi sappiamo che ad oggi e da qualche anno oramai le università non vengono più finanziate a pioggia. Tutti i finanziamenti che otteniamo sono su base competitiva. Sono su base Meno competitiva. male. Pertanto, o ti comporti bene. No, vedevo un po' di preoccupazione, meno male, No, no? così, I rettori assolutamente. sono d'accordo su questo. Assolutamente sì. Quindi, o ci si comporta bene, si lavora bene, o si va fuori mercato, esattamente come uno qualunque delle persone che stanno sedute a questo tavolo. Con la differenza che però i professori non possono essere licenziati. No, ma possono essere licenziati pure i professori, se non Sì? si comportano bene, facilmente anche i professori, esattamente come nel loro caso. È esattamente la stessa storia. È esattamente la stessa storia. Ed è bene così. Allora, questo naturalmente fa riflettere, fa ragionare e ovviamente fa sviluppare quei processi di business che lei menziona. Allora, per quanto riguarda l'Università di Camerino, questa ha voluto rafforzare la sua vocazione, che è una vocazione tecnico-scientifico-progettuale. Per cui io lavoro sulle scienze esatte o le scienze della vita e lavoro con queste conoscenze e competenze con il mondo imprenditoriale in un rapporto estremamente fidelizzato. E questo ci dà grandissima soddisfazione, davvero con grande passione e entusiasmo. Molti, molti. Ecco, le piccole Sì. imprese usano l'università, passatemi il termine, a gratis, cioè tu se sei grande hai il centro di ricerca interno, se sei medio magari sei nella catena del valore e usi il grande, ma se sei piccolo, io non ho mai capito, colpa anche dell'università, non solo dei piccoli imprenditori, perché non utilizzare quella materia lì che è statale, è già pagata, per dirla in maniera un po' brutale, ma è così, come elemento di ricerca. C'era molta diffidenza, non solo qui, anche nel nord-est, che ha un sistema produttivo abbastanza simile a quello marchigiano, cioè molto parcellizzato, senza un grande centro urbano, molto legato all'export, nemmeno lì si è mai riusciti ad avere un rapporto col mondo universitario, a dire ti sfrutto come centro di ricerca gratuito. Adesso No, sta avvenendo un po' di più? No, sul gratuito non sono per niente d'accordo. gratuito, pagando, già esistente, diciamo. Sul già esistente, ripeto, credo che in quest'audience almeno il 50% delle persone che vedo collaborano con questa università e sono principalmente piccole e medie imprese. La innovazione è territoriale. Allora, per chi lo vuole fare, può fare innovazione e ricerca per le piccole e medie imprese.
Credo con soddisfazione, certamente nostra, ma vedo annuire gli imprenditori che collaborano con noi e quindi, come dire, quando si fa automazione industriale per quella impresa lì, per quella tipologia, per quel dimensionamento. Quando si lavora con altri dimensionamenti, l'automazione industriale va concepita in maniera diversa. Certo. Questa è anche ricerca ed innovazione che vogliamo mettere a disposizione. Ripeto, credo che quelli che parleranno poi di... No, ma mi fa molto piacere, nel senso che... Guardi, le faccio solo un esempio. Anche da un punto di vista accademico imprenditoriale, questo rapporto di collaborazione dà delle soddisfazioni incredibili. La mia università ha un bilancio consolidato in questi ultimi anni che si aggira attorno a 64 milioni di euro. Sa lo Stato quanto mi dà, seppur in base competitiva? Meno di 35. Il resto si chiama imprenditorialità. Bene, mi fa molto piacere e vorrei girare la stessa domanda anche... al rettore dell'Università di Macerata, laddove è ovvio che avere due università in un territorio, diciamo, piccolo, che fanno la stessa cosa sarebbe una follia. E so che l'Università di Macerata ha un, diciamo, indirizzo più umanistico, si sarebbe detto una volta. Anche qui è ovvio che lavori meno in maniera diretta, probabilmente automatica, su progetti specifici con le piccole e medie imprese, però è altrettanto ovvio che tutte le nuove professioni e le professioni legate ai servizio, non dei servizi, necessitano di cultura e visione anche e capacità di intelleggere. Come state orientando la formazione, fermo restando che certo, non puoi andare a proporre un accordo chiavi in mano, diciamo, con la piccola impresa? Non sfuggo intanto alla sua domanda iniziale, a cui il collega Corradini ha la parte sua risposta. Io non penso che siano uno spreco quattro università a condizioni che costruiscano percorsi di convergenza. Noi siamo due su quattro umanistiche e due su quattro tecnologiche. Addirittura noi siamo a 50 km di distanza. Non sfugge a lei che la Silicon Valley è tale perché c'ha un nucleo di università, Stanford, USC, LA, Berkeley, quindi c'è un clima di vivacità, di vitalità nella costruzione di questi percorsi. È evidente che per università interamente umanistica e plurisecolare come la nostra, affrontare queste tematiche partono da punti di vista che possono apparire laterali, ma attenzione, le innovazioni arrivano anche dai luoghi lontani e non di riflessione immediata. Che cos'è per me, per il mio Ateneo, Industria 4.0? Cioè, innanzitutto, dal mio punto di vista, è affrontare e vivere la contemporaneità, che significa, dal nostro punto di vista, dei percorsi formativi, e vado piano a convergere in maniera mirata alla sua domanda, significa scompaginare i paradigmi, è l'espressione che ha usato lei, che ho usato altre volte, le categorie interpretative di lettura e gli strumenti operativi, perché è stato detto non è solo cambiare l'organizzazione aziendale, robotizzare, è anche cambiare la testa, e significa, penso dal Checco, che a proposito di urban manufacturing incide molto per esempio sulle relazioni sociali. Industria 4.0 non tocca solo i rapporti di lavoro, che pure andrebbero affrontati, e servono anche le università per costruire paradigmi più avanzati dentro questa dimensione, ma io penso in questo caso per esempio alle relazioni sociali e alla progettazione urbana. È molto significativo questo fatto che le imprese, ancorché di piccola dimensione, tornino dentro le città, perché abbiamo bisogno, secondo me, è un segnale importante di un nuovo rinascimento. Qualcuno lì ha parlato, io ero di spalle, me ne scuso, di nuovi mondi. Fate attenzione, in un suo
libro, Il lato umano, Albert Einstein, dove sono riportate le sue lettere, dice, a proposito di nuovi mondi, la filosofia è alla base di tutte le scienze, a proposito della centralità degli uomini rispetto alle macchine, è un libro pubblicato da Einaudi. E quando parliamo di nuovi mondi, e non parlavano sicuramente un manager, nuovi mondi, signori, è l'espressione che usò Giordano Bruno nel processo, in cui nuovi mondi, per un rettore in un ateneo ammonistico oggi, nuovi mondi scombinava il sistema, il problema era astronomico ma anche religioso, culturale. Cosa vuol dire oggi per noi nuovi mondi, per un ateneo umanistico? Costruire percorsi di formazione che consentano ai giovani di guardare agli orizzonti differenti. Vale a dire, anche noi abbiamo corsi di laurea in inglese ormai da tempo, abbiamo lauree a doppio titolo con università che possono costruire, con cui costruiamo non solo percorsi culturali, ma anche dimensioni di scambi. Il giovane che fa l'esperienza moscovita dell'Anghimo University, che è l'università del Ministero degli Esteri, e fa l'embargo, ha fatto soffrire i veneti e i marchigiani in modo particolare, per dirlo, e costruire questi, mantenere questi rapporti anche di ambasceria dentro le esperienze che fanno i giovani con lo stage, i rapporti con la Cina, la formazione plurilinguistica, faccia attenzione, non è solo l'inglese, ma il cinese, il russo, l'arabo che trovano negli atenei di cui io in questo caso sto parlando. Le università entrano nella legge che lei ha espresso, quella di Darwin. Se non mutano, se non si adattano, periscono. Intanto perché le politiche ormai sono premiali, lo ha già detto il collega Corradini, ma poi perché mai dovrebbero venire gli studenti a formarsi in un'università che non è attrattiva? E l'attrattività nasce dai valori che si riesce a trasmettere. E chiudo per dire che la nostra formazione e la formazione in generale va anche al di là del dato tecnologico puro, che pure è necessario. A mio avviso scienze esatte e scienze umane sono complementari. Rovelli, in quel suo libricino che ha avuto tanta fortuna, 7 lezioni, brevi lezioni sulla fisica, io non sono un fisico, sono un umanista, ha detto la scienza non è solo algoritmi, disegni, matematica, è visione, e direi di più, è visionaria. Questo è il nostro punto. E allora, di fronte alla complessità del mondo, noi insegniamo ai ragazzi che arrivano nel nostro ateneo, che è un luogo, oserei definirlo un precipitato del mondo odierno, della contemporaneità, che apre, e non è stato posto, dottor Barisoni, questa problematica che andrà declinata in futuro, io penso, dai territori, cioè il rapporto di questa dimensione industria 4.0 che è stata nella sua essenza delineata, ma che poi va declinata con i territori, perché costituiscono le relazioni sociali, le dimensioni culturali, le identità, la distintività che incorpora le identità. Vanno queste cose di stamani, vanno declinate. Sono d'accordo con lei, ci mancherebbe anche perché.